Percorriamo un giro virtuale del circuito di Spa-Francorchamps, oltre 7 km di lunghezza, 44 giri gara. È l'ultimo dei tracciati naturali rimasti con tornanti come la Source da poco più di 120 km orari. Eau Rouge è certamente la curva più difficile del mondiale. Si arriva a 290 all'ora, carico aerodinamico, un G di compressione verticale e 5 di accelerazione laterale generano 1000 kg di spinta sul pneumatico anteriore sinistro, 950 sul posteriore, che rimane in trazione per tutto l'arco di curvatura. Puan, si arriva con gomme in temperatura a 290 all'ora in pieno appoggio. 4G di accelerazione trasversale per tutto l'arco di curvatura. Il pneumatico compensa la spinta e consente al pilota di mantenere l'ottimale angolo d'assetto con monoposto perfettamente in traiettoria anche in fase di accelerazione. Nel terzo settore si mantiene la velocità massima per un periodo prolungato. I pneumatici impegnati a compensare oltre 1100 kg di carico, nelle curve a sinistra in pieno appoggio, sopportano 4G di spinta trasversale, garantendo sempre la massima precisione di guida, indispensabile per mantenere la traiettoria ottimale a 300 all'ora. Ultimo tratto di pista, frenata impegnativa del bus stop. Il pilota va a chiudere in una chicane con angoli secchi d'opposti, riapre il gas. Siamo di nuovo sul rettilineo di partenza.